mia sorella Ciao. Costruiremo un cinema a casa nostra. Visto mi che, sembra ovvio. Insomma, in questo periodo il cinema non ci possiamo andare, no. Perché non farlo a casa nostra? Oh, e lo faremo in questo spazio qui. Guarda qua, abbiamo già i popcorn in mano, ma Perfetti. Ovviamente si devono riempire e creare qui il nostro spazio cinema. Dove metteremo il cinema. Ma come, da come possiamo iniziare? Io direi di iniziare a... con delle poltrone. Delle tanti. Belle poltrone. Molto belle. Ovviamente. Belle poltrone da gonfiare, ovviamente. E dobbiamo fare almeno 3 posti a sedere, direi. Per prima cosa, ecco, abbiamo preso direi dei sedili. Di cosa sono questi? Sono dei puff. Però sono dei puff particolari, perché sono gonfiabili questi puff. Sono praticamente dei palloncini. Non si apre. E abbiamo preso il colore rosso proprio perché... è proprio quello da cinema. Esatto, ovviamente. Dobbiamo fare tutto il... Ragazzi, mi sembra un po' esagerato come sì. Hai tirato, eh? Eccolo qua però. Come molto potete vedere... colore, molto... È proprio piccolo, però diventerà gigante. Allora, intanto iniziamo ad aprire. Allora, la dentro la scatola c'è la pompetta, quindi per forza. Non posso, così non muoio di asfissiamento. Vediamo se l'ingegnere qua sa. Ok, prendiamo questo. Spero ci siamo. Sì. Vediamo, mettiteli nel naso, vedi se gonfia. Vedi se gonfia. No, io no, te l'ho no. Visto più grande per qualche secondo. No. Comunque, mettiamo qui il buchino per gonfiarlo. E adesso. Libero! Vai! Libero! Libero! Vai! Stiamo. Il cliente è vivo! Più forte! Aspetta! Ok, sta diventando un po' problematico. Il cliente è morto. Ma ragazzi, ma ci metteremo una vita! Più forte! Vai, fallo tu se sei brava! Okay. E meno male che questo doveva essere più forte. Aspetta, guarda, te lo faccio io fortissimo. Togli, ti fai fare i pro. Madonna, rotto. Madonna. Questo è il risultato. L'ha rotto. Vabbè. No, e adesso? Aspetta, che rumore fa? Tipo antistro. Tunk. Adesso fa tunk. Sembra che non sta funzionando. E ancora non sei gonfiato. Va bene, va bene. A me sembra che sta funzionando, no? Beh, è 3 ore che sono qua. Vai, continua, tutto allenamento questo. Però comunque, vedete, si è gonfiata qua che è la seduta. E poi si gonfiava tutto intorno, diventando un vero puff. Va bene, qua sta diventando un concerto sinfonico. Ne abbiamo fatti 2 di 3. E vai, test morbidezza, vado prima io? Vado prima io. Vai. Oh Dio, sì, questo è meglio del cinema, vai, buttati a bomba. Vogliamo fare un test, ti ci butti proprio al lancio, proprio lanciati. Di dietro? No, di davanti, vai. Sì? Sì, vai, 3, 2, 1. Com'è? Bello, bellissimo, okay. Voglio farlo anch'io. Aspetta, tuffo della balena morta. Oddio. Oh Dio, è bello comodo. Ah, bello. Aspetta. Non è giusto, non è giusto. Funziona come un pallone. Aia! Bellissimo! Madonna! No! Il mio sedile! Il mio sedile! Ridammelo! Sono dei bellissimi sedili per il cinema, ma anche delle ottime palle. Molto. Quindi, adesso, quello che dobbiamo fare è sistemarle qui verso il punto dove ci sarà lo schermo. Te lo immagini là? Quindi, adesso, manca però la terza poltrona. E abbiamo i nostri sedili. Abbiamo 3 posti, perché stasera ce li guarderemo noi 3. Oh, guarda che carini che siete. E qua, in realtà il posto mio sarebbe quello, però... Gli abbonati sono sempre in prima fila, eh. Ecco. Adesso si sta facendo sempre più buio, vedete? E abbiamo poco tempo, perché il cinema si guarda di... No, sera. Ecco, quindi abbiamo ancora pochissimo tempo per completare il nostro cinema. Abbiamo i sedili, ci manca mettere la proiezione dei film e i popcorn, ovviamente. Infatti ho comprato ho comprato la macchina con dei popcorn con il sacchiello insieme. Che adesso popcorn. Vabbè, popcorn certo, sì, sennò che dovremmo fare. Adesso però scopriamo questa macchinetta insieme a voi. Oh, che oddio, bella. È a pezzi. Questa è la parte di sopra, questo è il sotto. È proprio carina. Mi sa che c'è solo questo. Adesso dobbiamo capire come si... Ma ci rimane in piedi? Aspetta, sì. Ok. Oddio, pure il manichino qui. Questo
non so a cosa serve in realtà. È un tappino che si mette qua sopra. Ah, forse è per chiudere per non far uscire i popcorn. Ma montiamolo. No, giusto. Perfetto. E adesso come funziona? Beh, dobbiamo attaccare il numero uno a una presa. E questo ci siamo. Devo mettere qui. Ma poi come funziona? Mettiamo i popcorn tipo qua dentro. Proviamo. Non abbiamo alternativa. Cioè, da qualche parte dovranno entrare. Giusto? Quindi vai, spacchettaci i popcorn. E adesso inizia una sfida. Te lo faccio fare a te. Chi fa i popcorn migliori? Inizia tu, vai. Io non ti dico come si fa niente. Ok, intanto si apre la busta. Che sarebbe per il microonde, ma noi la stiamo aprendo perché stiamo usando questo. Non credo sia indica. Stai spaccando la busta in... Non credo. Vuoi una mano solo aprirla? No, ok, penso che poi devi... Che cos'è? Sale. Vabbè, comunque. Piano, ma perché sono tutti incollati? Perché sono da microonde. E quindi? Funzionano lo stesso? Non lo so. Lo proveremo. Vai, Gaia, versa. Secondo me vanno bene lo stesso. No, non so se vanno bene lo stesso. Sto facendo un casino. No, è imposta. Non credici. No, non funziona così. Allora... Oh. Guarda, è un casino. Va bene, lascia stare così. No, come basta? Non sono caduti per niente. Aspetta, io non dovrei aiutarti, dovrebbe essere il tuo... Sono tutti unti. Penso perché ci sia già l'olio e il sale messo. Sì. E quindi è terribile. Che c'è? No, niente. Ma lo puzza? No. Cioè... Ah, il fatto che è appiccicoso? Sì. Infatti sembra melma. Fallo tu, mi schifo. Ma. Blop, 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 praticamente. Vai, vai. Con le mani si fa. Che schifo, ma te sei lavato le mani? Sì, ovvio. Quando? 6 mesi fa. Che schifo, non lo voglio vedere, fai tu. Cioè, io pensavo fossero normali, non così. Le mie mani non sono più mani. Come sta andando? Direi basta, giusto? Cioè, direi che qua sopra non è più pulito. Che schifo, ma non credo di averlo. Lavami le mani, ciao. Ma era solo i tuoi popcorn. È un attimo. Boh, ragazzi, è tutto unto. Guarda, non imitateci, perché sicuramente i popcorn non si fanno così. Ve lo posso assicurare. Metti guarda il tappino. Accendiamo. Io ho paura. Beh, stanno girando. Di popcorn. Che odore! Guarda, sto uscendo il fumo! Guarda! Che odore di bruciato che c'è! Ma sta prendendo fuoco! Fa fumo! Sta per esplodere! Aiuto! Aiuto! Quanto è sicura questa cosa? Io mi allontanerei se fossi te. Ok? Via! Forse. Però assaggiamo. Voto 8 e mezzo. Ma spostati. Devo fare adesso i miei popcorn e non li farò normali. Vediamo quali saranno i migliori. Bene, è il momento dei miei popcorn. Li ho già messi dentro. Li attiviamo e i miei saranno più buoni perché prenderemo. Mettila, Gaia, per adesso il sapore sono identici, ok? Ma io prenderò questo uovo di Pasqua che dopo aver dato negli scorsi video tutte le uova me ne sono rimaste alcuni perché me li mangio, semplicemente. Allora, dico che il cioccolato è questo, è del Baci Perugina, quindi è molto buono.
non è una TV, però prendiamo un paio di pezzi di cioccolato. Lo vuoi un pezzettino? Grazie. Anch'io lo voglio mangiare. Buono. Ok, prendiamo questi pezzettini di cioccolato, li mettiamo per adesso da parte. E ci serve del latte. Ma ce l'abbiamo il latte? Lì. Sì. E qui, Gaia, smettila di mangiare il cioccolato, dai, fai brava. E qui abbiamo il latte. Adesso, in questo pentolino, metteremo un po' di latte, proprio il giusto. Oh, così. Secondo me va benissimo. E poi ci mettiamo i pezzettini di cioccolato. Non esageriamo perché mi sembra già troppo in generale. Quindi questi sono i pezzettini e adesso prendiamo questo bellissimo recipiente cotto e mangiato comunque con Robby oggi. Lo mettiamo qui e lo accendiamo. Ok, aspettiamo che si scioglie. Allora, vedete? Stiamo prendendo cioccolato. Allontanati, state molto attenti. Non prendete conto mai a Robby. No, la sua cucina. No, non è vero. Secondo me sta venendo troppo poco cioccolatoso. Ci vuole un po' più di cioccolato. Aspetta, no, aiuto. Si brucerà questa un giorno. Aspetta. Più cioccolato. Più cioccolato. Guarda che bellino. Molto. Perfetto. Che odore. Come ti sembra? Buono, buono. Ancora a me sembra troppo poco. Forse un altro po' di cioccolato ce lo metterei. I miei bei popcorn con il cioccolato stanno per arrivare. Adesso prendiamo la cioccolata calda, direi. Aspettiamo un attimino che si raffreddi 5 secondi. Guarda che sono brava. E adesso, appena sarà un pochettino 5 secondi, insomma, migliore, la versiamo nei nostri popcorn. Sei pronta? Piano, 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 prima che si bruci tutto. Aspetta, piano, paura. Piano. Oddio. Aiuto. Guarda qua, Gaia. Guarda e impara. Vai, abbonda. Sto abbondando, aspetta. Ecco, così. Mamma mia. Allora, io direi che il cioccolato è rimasto tutto incastrato qua. Forse devo ritornarlo a farlo sciogliere un pochettino adesso e glielo riverso. Guardate che chef, che incredibile doti. Allora, abbiamo chiamato la nostra nonna per decidere quali sono i popcorn migliori. Inizia da quelli che vuoi tu. Mangio questa prima. Col cioccolato, eh? Cioccolato. Certo. Com'è? Buonissime. Vero? Ma buone sono. Vai quelli normali? Questi normali li conosco. Vabbè, ma che sono più buoni? Questi sono più buoni. Sì! Vabbè, vittoria! Va bene, sono belli. Questa è specie dolce. Vabbè, magari papà vuole decidere qual è il migliore. Per adesso un punto per me. Si potrebbe ribaltare la situazione. Vai padre. Inizia. No! Vai, mangi quel. No! Vuoi assaggiarli? Vai. Questi col cioccolato? Dici se sono speciali? Come sono? Dai! Buonissimi! Mitico! Mi dispiace! Vabbè ragazzi, è stato ovvio! Una chef! Buone sono con questo col cioccolato! E sono i miei per l'appunto! Sono buoni, molto buoni! Sono buonissimi! Sì, però stanno mangiando solo quelli col cioccolato, Gaia! Sto mangiando quelli! Guarda, se li stanno asciugando! Tutte e due buone, queste però sono più buone. Te li vuoi portare, nonna? Ragazzi, si è fatto buio, è arrivata l'ora, ma abbiamo fatto una cosa. Siccome, sì, ok, il cinema si vede al buio, ma non troppo al buio, abbiamo fatto le luci del cinema. Ma wow. Andiamo un attimino a guardare qua davanti. Vedete, abbiamo messo pure un carrello. Ragazzi, come potete vedere, adesso abbiamo le nostre belle tre sedute con tutte le luci intorno. Ok, perché abbiamo fatto una specie di quadrato luminoso. E nel mentre dobbiamo mettere delle locandine al nostro ovviamente cinema. L'unica che ho trovato sono queste piccole qua, che sono tutte di anime e manga. E le appenderemo nella nostra parete del nostro cinema. Tanto è il cinema nostro, mettiamo come. Possiamo mettere tutti i film che vogliamo. E per esempio qua c'è My Hero Academia. Questa è tutta la nostra proiezione. E ogni volta che finiremo di guardare un anime, in questo caso, toglieremo via il film e lo vedremo. Ma adesso, insomma, è il momento di guardare qui. Abbiamo aggiunto anche le bibite. Qua c'è Coca-Cola, una Monster e l'acqua. Abbiamo i sedili, ma manca solo una cosa a questo punto, che è lo schermo per il cinema col proiettore. Tutto quello che ho preso l'ho preso su Amazon e ho trovato su Amazon sempre questo, che dovrebbe essere un mega proiettore, sono dietro da millenni, un mega proiettore, infatti qua c'è il telo,
che monteremo dopo, con tutta la struttura di ferro qua, che è tutta qui dentro, e il proiettorino, che non è un mega proiettore, è costato tipo 100 euro, però dovrebbe fare il suo sporco lavorino. Allora, adesso qua ci sono tutti i tubi che dobbiamo uscire e montare. Oddio, sarà difficilino. Mettiamo tutto il ferro. Sì, vabbè, ma qua ci metterò più a montare questo coso che a vedermi un film. Quanto dura un film? 2 ore? Io 3 ore sono per montare il cinema. Ok, abbiamo svuotato tutto. Qui abbiamo le istruzioni, dovrebbe venire una cosa del genere. Verrà qualcosa del genere? No. Allora, signor tecnico ingegnere, abbiamo le aste del cinema? A posto. Che sono queste qua? Che sono i piedi che terranno il telone. Ragazzi, non pensavo fosse così grande. Questo è veramente un cinema, ma di quelli mostruosi. Cioè, tutto questo dovrebbe essere poi lo schermo. Adesso stiamo finendo di montarla e arriva su. Oh mio Dio. Abbiamo finalmente lo schermo. È enorme, ragazzi. Quanti pollici è secondo te? Ma io penso un 120 pollici. 120 pollici. Vabbè, come effettivamente dovrebbe essere un cinema. E qui, spegnendo poi tutte le luci col buio, verrà proiettato il nostro film. Nel mentre Gaia è da 3 ore che mangia e che già il film praticamente l'ha finito nella sua testa. Va bene. Buongiorno. Quindi adesso è il momento del proiettore. Vediamo di proiettare il nostro primo film. Guardate, ragazzi, sembra veramente un cinema all'aperto. Cioè, guarda che posto. Manco sembra più casa mia. Troppo professionale, magari. Cioè, e io pensavo che sarebbe venuto davvero bruttino. Invece fa la sua porca figura. Guardate qua. Signori, siete pronti per il film? Ma il biglietto l'avete pagato? No, noi siamo abbonati. Ah, ok. Va bene. Comunque mio padre ha il proiettore e lo attaccheremo al computer per vedere le cose, ovviamente. Ecco, lo mettiamo sul tavolino del mangiare che ha finito Gaia. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Ecco qua, ma si accende subito? No, giustamente. Oddio, si vede una scritta, ma c'è troppa luce. Non sono io il film. Aspetta, non sono nemmeno la tela. Ragazzi, come potete vedere, quello è il cinema gigante. C'è la mia faccia gigante. Guarda, non mi si vede. Guarda, che dico che sarò il Romix. Abbiamo il cinema, guarda, mia sorella qua. Sto trasmettendo Roblox, il mio canale di Roblox. Qui, e ragazzi, è assurdo. Guardate qua, ho costruito il cinema. Gaia, come ti trovi? Vai, papo. Ha rotto il cinema. Ho distrutto la sala. Come mi stai sentendo male? Perché è tutto ok, sei all'impiedi? Adesso sì. Allora, e adesso direi di finire con un'ultima cosa. Sedetevi pure, perché vi farò un quiz a voi due. Ma che bello vedere nel cinema Brookhaven. Posso fare le ombre anche? Guarda. Ok, adesso ci siamo. È sempre in prima fila. Vabbè, comunque. Allora, adesso vi farò un bel test. Siete pronti? Vai. Tieni questo, fammi. Scusi. Una bibita. Aspetta, tenga. Certo. Che bibita vuole? Anche un po' di Coca-Cola, grazie. Cambiare l'acqua, grazie. Tenga. Grazie. Acqua. E bicchiere? Ok, tenga. Acqua. Grazie. Senta, 2 bicchieri, per favore. Sì, tenga. Ma lei fa la maschera? No. Allora c'ha la maschera in faccia? No, vabbè. Allora, dovete indovinare i film Disney dalle emoji. Iniziamo col primo. Allora, qua stanno mangiando, bevendo. Vediamo un attimo qual è il primo. Cos'è questo? È facilissimo, Ratatouille. Ratatouille. L'ha detto prima lei, un punto per lei. Ragazzi, io non partecipo troppo facile per me, sinceramente. Ok, giusto, ce l'abbiamo. Signori, che sta facendo? Era un po'. Questo che film è? Up! Ma vabbè. Sì, ma ti devi prenotare. No. Ma non è giusto. Troppo forti qua. Vediamo il prossimo. Up. Aspetta. Ah, era Up quello di poco. Poi? Come si chiama? Una candela. Poco. No. Lo dico io, Incanto. Vabbè. Guarda. Incanto. Hai detto poco, che era poco io. Vabbè, non era poco io. Va bene, comunque siamo 1-0. Frozen. Ha detto più veloce lei, siamo 3-0. Ma non mi dà manco il tempo. E che ci posso fare? Vediamo, ecco, comunque è Frozen. Andiamo avanti. I Pirati dei Caraibi. Bravo, quindi siamo 3-1. Bravo. Pirates of the Caribbean. Questo? Ariel. A mano. Ariel. L'ho detto prima io. 4-1. Non è giusto. Sì. No. Fallo per me questa volta. Devi suonare. Ok, vediamo se riuscirò a recuperare il punteggio di mio padre. Hercules. Ci sta. Sono troppo forte. Io col cinema. Hercules, fantastic.
Vediamo, concentrazione, vediamo le emoji. Kung Fu Panda. Questa la sapevo pure io. No, dai, Kung Fu Panda, l'ho detto prima io. Dai, mi vuoi anche un punto per recuperarti, solo uno. Concentrazione. Concentrazione. Ma c'è la pubblicità. Pubblicità, Air France. C'è la pubblicità anche al cinema. No, non c'entra niente. Ah, pensavo avessi vinto no, io. No, no, no. Non ci penso nel ranocchio. Sono proprio la regia di questo cinema. Guardiamo l'ultimo. Ribelle. Non lo so, non lo conoscevo il nome. Però lo conoscevo il cartone, ma non il nome, non me lo ricordavo. Vabbè, ma sono troppo forte. Proviamo l'ultimo. Chi vince questo vince tutto. Next movie. Nemo. La ricerca di Dory 2. Alla okay. ricerca di Dory. Alla ricerca di Dory. Che è diverso da Nemo. The winner is Luca, Robby. Luca, basta, la gara è finita. Basta. Comunque Luca ha ragione. Sì, vabbè, Luca. È uguale, però va bene. Ragazzi, questo era il cinema fatto a casa nostra. Mi raccomando, dateci un voto da 1 a 10 e ditemi che cos'altro dobbiamo creare la prossima volta. Adesso mi guardo un film.